Albergatori, ristoratori, baristi, agenzie viaggio, titolari di palestra erano in centinaia oggi qui in Piazza del Popolo a Pesaro per protestare contro le chiusure imposte dai vari decreti del governo e per chiedere soltanto una cosa, di poter riaprire al più presto. Chiediamo delle risposte urgenti. Noi siamo venuti con i cuscini in piazza, che è il simbolo dei nostri letti, che sono freddi da troppo tempo, perché molti alberghi hanno chiuso a ottobre e non hanno più riaperto. Abbiamo perso la Pasqua e non abbiamo la certezza della riapertura. Chiediamo che in fase di conversione venga rivista la legge sui ristori, sui sostegni, e chiediamo una grande efficienza sui vaccini, perché il turismo verrà solo salvato se verrà vaccinata tantissima gente. Siamo chiusi da un anno, anzi no, 13 mesi. Stiamo mantenendo le nostre famiglie a forza di chiedere ai nostri genitori, perché le tasse non si fermano, non si ferma niente, non ci hanno dato ristori, perché lavorando nel settore delle fiere noi siamo mercatari, cioè come siamo, abbiamo lo stesso codice Ateco dei mercati e quindi non abbiamo avuto nessun ristoro. Insieme per difendere il diritto al lavoro, con questo appello le associazioni delle micro e piccole imprese operanti nei settori del commercio, turismo e dei servizi sono scese in Piazza del Popolo a Pesaro questa mattina. Commercio stremato, famiglie sul lastrico, non siamo untori ma lavoratori, sono solo alcuni degli slogan stampati sui centinaia di cartelli alzati durante la manifestazione, un grido di protesta per la situazione economica che queste categorie stanno vivendo da oltre un anno. Alla fine la consegna di un documento da parte di una delegazione delle associazioni al prefetto Vittorio La Polla, contenente le richieste delle imprese al governo. Non c'è nessuno, non chiama nessuno, non scrive nessuno, quindi è un settore completamente bloccato, ma non da poco, da oltre un anno. Gli operatori dell'incoming, che nelle Marche portano milioni di turisti, lavorano con un anno diciamo in anticipo, perché devono programmare i pacchetti e venderli ai tour operator italiani ed esteri. Quindi significa che noi non solo siamo stati fermi nel 2020 e nel 2021, ma anche nel 2022 faremo fatica. Si parla addirittura di 2023-2024 per la ripresa del turismo. Eravamo oltre 500, credo che in giro, un'organizzazione in giro di qualche giorno che porta 500 persone in una piazza vuol dire che la gente si è veramente stufata. La pazienza è finita. I ristori ricevuti col decreto Draghi sono esigui, quasi alla pari di un'elemosina. I protocolli Covid li abbiamo adottati, abbiamo speso migliaia di euro per fare, facciamo il distanziamento, facciamo tutto, aumentano i positivi, noi siamo chiusi, quindi non siamo noi la causa della positività, quindi a sto punto dateci l'opportunità di lavorare, poi chi sbaglierà pagherà e pagherà seriamente. Noi perché siamo ritenuti non essenziali? Nessuno è non essenziale, perché le nostre famiglie, noi siamo essenziali, il nostro lavoro è essenziale per coloro che girano e che vanno in giro soprattutto a pranzo, che devono mangiare all'interno delle macchine come con delle cose da sport ignobili. A tutti abbiamo una dignità e questa dignità va rispettata.